mille bulloni, sta attento, vitellino! Tranquillo, piccolo, ti ho preso al volo! Please, attento! Starla e le mucche sono dall'altra parte del burrone! No! No! Oh, povero piccolo! Dobbiamo riportarlo subito dalla sua famiglia! Ho un'idea! Possiamo farci trasportare dalle correnti d'aria! Un po' come l'acqua, anche l'aria ha delle correnti! Ci servirebbe un veicolo che sfrutti le correnti! Costruiamo un deltaplano! Tenetevi forte! Cavalcheremo le correnti d'aria! Oh, 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 sì! Bella planata, Blaze! Queste correnti non sono di aria calda, sono correnti di aria fredda! Oh oh! L'aria fredda spinge il deltaplano verso il basso! Se voliamo così basso, non possiamo arrivare dall'altro lato! Aiutami a trovare una corrente d'aria calda che sollevi il deltaplano. Quando vedi una corrente di aria calda, di... aria calda! Aria calda! Woohoo! Sì! Molto bene! L'aria calda ci ha portato in alto. Ma dobbiamo alzarci ancora di più per riportare il vitellino dalla sua famiglia. Quando vedi una corrente di aria calda, di... aria calda! Aria calda! Vai così! Ci siamo quasi, vitellino. Dobbiamo solo salire un altro po'. Quando vedi una corrente di aria calda, di... aria calda! Aria calda! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Voi alla grande, amico! Che aspettate, ragazzi? Seguiteci! Wow! Che succede, piccolo? È il raggio di Starla! Ecco il fienile! Sì! Arrivati! Molto bene, mucche! Vediamo la nuova casa? Pronti, partenza, via! Sì! Starla, avevi ragione. Il tuo fienile è la casa perfetta per loro. Ciao, piccolo. Ti stai divertendo? Ma credo proprio che ti stia ringraziando, Blaze! Oh, è stato un piacere, vitellino, sì! Signore auto e signori veicoli! Siete tutti pronti ad assistere alla fantastica Piggy 500? Sì, siamo pronti! Siamo troppo pronti! Tra pochi minuti scopriremo quale squadra ha la velocità, la stoffa e la potenza per vincere questo bellissimo trofeo! Chiedo scusa, ma... io e Slop siamo l'unica squadra presente, pertanto credo che siamo noi i vincitori della corsa! Ike! Ike!
bene, puoi anche darci il trofeo, grazie. Ma no, mi dispiace, bel tentativo, canaglie. Ma se proprio volete quel trofeo, dovrete gareggiare per vincerlo. Molto bene, ci siamo. Tutti i truck e i loro maiali da corsa subito alla linea di partenza. È un'idea davvero fantastica, Zippy. Blaze e Jay, volete partecipare alla corsa insieme a noi? Avanti, Blaze, su, gareggiamo. Sì, va bene, partecipiamo. Ai posti! Pronti? Via! Slot sono in testa, ma non so ancora per quanto, visto che Blaze, Starla e Zippy gli stanno attaccati alle costole. Cosa? Sono dietro di noi? Avanti, Slop! Diamogli una bella lezione. Seguimi! Wow, attenti! Oh no, hanno distrutto il ponte! Addio, perdenti! Oh, ma che dispettosi! Non possiamo raggiungerli saltando, ma probabilmente possiamo arrivarci oscillando, come farebbe un pendolo. Ecco un pendolo in arrivo! Urrà! Aiutaci ad oscillare come un pendolo! Urla, pendolo! Pendolo! Se vuoi vincere, alleati con me! Abbiamo vinto! Signore auto e signori veicoli, i campioni della Big 500! Starla, Blaze, AJ e il maialino da corsa più straordinario che esista al mondo! Zippy! E niente ci potrà fermare se non questi alligatori! Oh, alligatori! Oh, attenzione! Per mille bulloni, non avevo mai visto degli alligatori come quelli prima! Risplendono come se fossero d'oro! Hai ragione, infatti non sono dei normali alligatori, sono degli alligatorati! Attenti! Ci picchia! L'unico modo che esiste per sbarazzarsi degli alligatorati è dare loro una pepita d'oro! Ma dove la troviamo, una pepita d'oro, in un momento del genere? Aspetta, lo so io! Potremmo cercare la pepita d'oro proprio qui, in questo fiume! Certo! Ci serve solo una draga a secchi! La draga a secchi è una macchina che scava sott'acqua e porta il materiale in superficie. Ci può aiutare a trovare l'oro! Oh, e vai! Sono diventata una mostruosa mega draga secchi! Evviva! Yuhu! Attenti, ragazzi! C'è un alligatorato che si avvicina veloce! Gnam, gnam. Oro! Coraggio, cerchiamo subito una bella pepita d'oro! Mettiamo in funzione la draga secchi! Ora guarda attentamente!
quando vedi una pepita d'oro, di oro. Oro! Ne abbiamo trovata una! Alliga dorato! Guarda un po' cosa abbiamo qui! Miam, miam. Oro! Sì! Sta andando via! Buone notizie, amici! Abbiamo quasi raggiunto l'altra sponda del fiume! Ma per arrivarci, dobbiamo trovare una pepita da dare all'ultimo alliga dorato. Quando vedi una pepita d'oro, di oro! Oro! Oh, oro! 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 Addio, alliga dorato! Ce l'abbiamo fatta! Guardate, laggiù! Quei pozzi stanno lanciando petrolio scivoloso sui binari! Per mille mucche pezzate! Fermare un treno che corre su dei binari scivolosi sarà un'impresa molto complicata! È vero! È difficile fermare cose pesanti in movimento, perché possiedono molta inerzia. Ma noi possiamo farcela, Starla. Dobbiamo solo tirare il treno con tutta la forza che abbiamo. Scommetto che hai ragione, Blaze. Yippie-yippie-ya! E ora, tiriamo! Per fermare questo treno e salvare la mia torta, dobbiamo tirare più forte! Aiutaci a tirare con una forza di 7. Conta 7 con noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il treno ha rallentato, però non si ferma. Oh oh, la mia torta di compleanno è quasi alla fine del binario. Dobbiamo tirare con tutta la forza che abbiamo. Una forza pari a 20. Conta con noi partendo da 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20! Sì! La mia torta di compleanno è salva! Hai fatto un ottimo lavoro, Starla! Beh, grazie mille, ragazzi! Ma non ce l'avrei mai fatta senza il vostro aiuto! Oh, è stato un piacere, Starla! E ora andiamo! Dobbiamo portare questa torta al suo posto, e cioè alla tua festa di compleanno! Sì! Ehi, ragazzi, avete visto? Sono Blaze e Starla! Stanno portando la torta! Spero che abbiate fame, ragazzi, perché è ora di tagliare la mia torta di compleanno! Tutti amano i compleanni! E grazie a tutti!